i Pink Floyd a Pompei. La mostra Rock 5, allestita fino al 19 luglio al PAN, testimonia anche con foto inedite la singolare esibizione del gruppo rock britannico che nel 1971 registrò nell'anfiteatro romano un celebre concerto. Ripresa dal regista Adrian Maben, quella performance divenne un film di notevole suggestione, opera di culto fra gli appassionati del rock. Abbiamo 13 scatti in anteprima mondiale, mai visti prima dal pubblico, di Jacques Bouvendille. Jacques Bouvendille era il direttore della fotografia durante la registrazione del famoso Live a Pompei di Pink Floyd, diretto dal regista Adrian Maben, nei primi giorni di quell'ottobre del 1971. Alle mie spalle poi potete vedere le immagini delle session registrate nel 1973 ad Abbey Road, i famosi studi di Londra, dove hanno registrato i più grandi, tra cui naturalmente i Beatles. Immagini e foto che andarono ad arricchire il famoso film diretto da Adrian Maben. Adrian Maben si rese conto, dopo aver visto i primi footage, quindi le prime sequenze filmate, che mancava qualcosa, mancava l'incontro con i Pink Floyd come uomini, non solo come statue in movimento, come statue musicali, come musicisti, mancava l'incontro con i Pink Floyd come persone, e per farlo doveva raccontare i Pink Floyd mentre mangiavano, mentre chiacchieravano, mentre litigavano, mentre discutevano, mentre creavano la loro musica. The best thing is that La cosa più bella è che il film continua a vivere nella mente dei giovani, e sono contento che non sia considerato un lavoro superato. Ai ragazzi dai 15 anni in su piace ancora. Questo film ha attraversato dal 1971 tre generazioni. Nell'ambito della mostra Rock 5 un intero piano è dedicato a Pino Daniele, con un allestimento di eccezionale ricchezza che parte dai primi concerti della metà degli anni 70. Completano la mostra un'esposizione di copertine animate di Juan Betancourt dedicate a Pino Daniele e una breve storia delle macchine parlanti. Qua ricordiamo 1971, Live at Pompei, di cui conservo una cassetta TDK, con i suoni straordinari di quel concerto che rimarrà per sempre nella storia del rock mondiale, dei Pink Floyd, uno dei miei gruppi preferiti, e qui avere Adrian Maben, il regista di quel momento storico, è stata un'emozione particolare, dargli l'attestato del premio rock di quest'anno, è una cosa bella. Qui al PAN, qui a Napoli, puntiamo sempre di più sulla cultura, e quindi Pink Floyd che sono la storia della musica internazionale.